ringrazio il professor Parisella, ringrazio questo importante museo e ringrazio tutti voi per essere qui oggi in questa conferenza stampa. Io dirò pochissime parole come presidente nazionale dell'ANPI, perché avete avuto tutti, e chi non l'avesse avuto glielo forniremo, diciamo, subito, questo nostro appello, quello che oggi presentiamo, mai più fascismi, appello a tutte le istituzioni democratiche. Quello che, diciamo, ci tengo a sottolineare, poi naturalmente tutti noi che siamo qui siamo a disposizione per rispondere alle vostre eventuali domande, osservazioni, eccetera, è che questo appello che lancia un allarme e esprime una preoccupazione molto alta e molto forte rispetto appunto ai rischi per la nostra democrazia, per il nostro paese, per l'Europa, di questo risorgente fascismo, diciamo, e nostalgie di fascismo e di nazismo. Poi noi qui siamo a Roma, potremmo direttamente fare purtroppo esempi quotidiani. Questo appello ha una caratteristica, secondo me, che da un lato chiede alle istituzioni la necessaria severità, lo diceva prima il Presidente, nel senso di applicare le norme che ci sono, le norme che in questo momento vediamo anche per cui chiediamo l'applicazione anche rispetto a questa campagna elettorale. Ci sono formazioni che, al di là che non portino, penso per esempio a Casa Pound, per essere chiari, che non portino nel proprio nome la parola fascismo, tali sono, o Forza Nuova, e tali vanno perseguite e impedite di agire, cosa che oggi non avviene purtroppo. Però questo è un aspetto, diciamo, del problema. L'altro è quello di diffondere sempre di più, da un lato la conoscenza e dall'altro una cultura, diciamo, di umanità, di pace e di democrazia. Nel nostro appello c'è scritto a un certo punto, scusate se lo sottolineo, vogliamo dare una risposta umana a idee disumane. La cosa importante è che è firmato da 23 associazioni, oltre che naturalmente noi adesso lo proponiamo perché lo firmino i cittadini e lo firmino tutte le associazioni che vi si sentano rappresentate. Queste associazioni, di cui voi vedete l'elenco, sono tutte quelle partigiane, resistenziali e della deportazione. Sono i massimi rappresentanti dell'associazionismo, sia laico che cattolico, sono i sindacati confederali e sono anche i partiti politici antifascisti che hanno scelto di aderire. Voglio precisare che noi l'abbiamo chiesto come coordinamento a tutti. In pochi giorni abbiamo già avuto, per esempio sul nostro sito change.org, 20.000 firme, anche se non avevamo ancora fatto la conferenza stampa, anche se abbiamo, per esempio noi come ANPI, dedicato il 2 e il 3 alla prima giornata di raccolta firme. Poi qui, come dire, ci sono i colleghi e gli amici che diranno meglio di me e più dettagliatamente quello che intendiamo fare. A me preme soprattutto sottolineare, da un lato, l'aspetto unitario. C'è un'Italia democratica, c'è un'Italia antifascista che non si fa né intimidire né che sottovaluta, ma che pone il problema nella sua, chiede alle istituzioni, insomma,
in poi in sostanza cosa chiediamo? Una cosa semplice, che sia applicata la 12ª disposizione finale della nostra Costituzione, oltre che le leggi che, come già sono state ricordate. E quindi chiediamo questo, siamo, mi dà molta forza e molta contentezza anche essere uniti in questa proposta e mi auguro che diciamo, l'opinione pubblica, e in questo senso sono anche ottimista, visti gli inizi, risponda a questo nostro appello. Voi le persone che sono qui sedute a questo tavolo le conoscete, sono alcuni dei presidenti, dei rappresentanti delle 23 associazioni e poi ci sono anche qui presenti altri che mi scuso di non poter citare. C'è il presidente Rossini, che è presidente delle ACLI, a cui darò subito, passerò subito, non dico il microfono perché il microfono non c'è, ma la parola. Susanna Camusso, che non ha bisogno certo della mia presentazione, l'amica Susanna, segretaria generale della CGIL, Francesca Chiavacci, presidente dell'ARCI, e anche qui presente, non è qui, ma insomma a questo tavolo, il presidente dell'UISP che saluto, e il nostro amatissimo Don Ciotti, che ha fatto un lungo viaggio e una lunga corsa pur di essere con noi e che lo ringraziamo, presidente di Libera. Io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione, sono certa che la stessa attenzione voi la trasmetterete ai vostri giornali, alle televisioni, alle radio, confido in questo e confido anche, riprendo solo questo concetto, che ci sia anche da parte della magistratura, da parte, noi abbiamo fatto anche dei passi in questo senso, volevo tranquillizzare in questo senso Parisella, non è che non li abbiamo fatti, ci auguriamo che sortiscano un effetto anche la parte giuridica, in cui noi continuiamo a dire e a ripetere e a ricorrere, anche abbiamo fatto anche gli adeguati ricorsi, che le associazioni fasciste o naziste devono essere sciolte, perché l'Italia democratica nata dalla Resistenza non lo può tollerare. Grazie. Di dedicare delle energie a costruire un ampio coordinamento di associazioni, usando un'esperienza che abbiamo avuto anche in altre occasioni, ma che credo in questo caso segna anche l'urgenza della situazione. Don Ciotti diceva adesso abbiamo lasciato correre in qualche occasione, io direi una cosa un po' più netta, si sono sdoganate tante cose che non si dovevano sdoganare, si è dato per scontato che linguaggi, modi eccetera erano ragazzate, non erano cose profonde, si è anche magari utilizzato il criterio dell'aspettiamo, magari non succederà niente, invece gli effetti sono quelli che vediamo intorno a noi. Ognuna delle nostre e delle tante organizzazioni e forze politiche che firmano questo appello conoscono anche in questa stagione di nuovo gli assalti, gli insulti, le minacce, l'interruzione delle attività, e quindi vuol dire che c'è stata sottovalutazione, che questa sottovalutazione non ci può essere. La forma dell'appello quindi non è il liberarsi la coscienza, abbiamo chiesto e quindi, ma è un impegno di costruzione e di ricostruzione di un orientamento nel nostro paese. È vero, ricordava Francesca, le firme sono libere, non c'è il notaio, ma devono essere l'occasione nel raccogliere la firma di avere un'occasione di dialogo, di discussione, di memoria, di ricostruzione
di un'origine, perché le disattenzioni poi determinano anche, come dire, un dare per scontato che non è più un tema. Potremmo dire, per le cose che abbiamo sentito dire, che forse il nostro paese non ha fatto fino in fondo i conti con la propria storia. Se non ha il coraggio e la capacità, a partire dalle istituzioni, di vedere i fenomeni, di leggerli per quel che sono, di applicare la Costituzione e le leggi, forse non ha fatto fino in fondo i conti con la nostra storia. Questo è un tema che non riguarda solo noi, riguarda altri paesi europei, se penso alle scelte che il Parlamento, che il Senato polacco ha fatto questa notte. Credo però che, per quel che ci riguarda, questo dobbiamo invece proporcelo. Quindi noi pensiamo, insieme a CISL e UIL, che sono anch'esse firmatarie di questo appello, non solo di raccogliere le firme, raccolta che in alcuni dei luoghi di lavoro si è già attivata, ma anche di fare assemblee, costruire momenti di discussione, cioè fare di questo un punto di partecipazione, così come l'AMPI fa tante cose nelle scuole, anche quello è un legame essenziale. Proviamo ad attrezzare le nuove generazioni ad avere memoria, a fare i conti con questa storia e le ragioni che ci sono. Diceva già la Presidente, noi abbiamo dinanzi un periodo, ci siamo dati un periodo lungo di raccolta delle firme, non solo perché così abbiamo modo di raccoglierne molte, ma appunto perché lo vogliamo fare dentro un lavoro di relazione, di informazione, di occasione di discussione. Questo vuol dire che attraverserà la preparazione del 25 aprile. Nel nostro paese molte sono le iniziative che si celebrano il 25 aprile, e credo che questo avrà, nell'anno del 70° della Costituzione e dell'80° delle leggi razziali, anche il dovere di essere molto collegato al bisogno che c'è di riempire quel drammatico vuoto che nel territorio e nelle periferie è stato lasciato dall'iniziativa politica, perché poi alla fine di questo parliamo. Il vuoto non esiste, come noto, e quando i soggetti non hanno più un radicamento sociale e non si misurano più coi problemi concreti delle persone, c'è chi utilizza la paura per costruire invece la sua rappresentanza. Casa Pound come Forza Nuova esercitano esplicitamente una finzione di occuparsi del disagio, in realtà proponendo paura e divisione. Il messaggio, come dire, che continuiamo a sentire del prima gli italiani, dove l'italiano non si sa che cos'è e poi diventa addirittura la razza bianca nelle affermazioni di alcuni, è esattamente il senso di utilizzare la paura, la divisione tra le persone, la contrapposizione tra le persone, tutte modalità che, come noto, non risolvono i problemi concreti e materiali delle persone, ma vengono giocate per proporre invece l'idea, appunto, della fine della libertà, dell'intimidazione, dell'obbligo di alcune parole, della cacciata dei diversi da te. E quindi penso che scegliere la raccolta, l'appello e la raccolta delle firme con queste modalità è esattamente provare a riessere nel territorio, nel rapporto con le persone, a dare un altro senso a quei vuoti che si sono determinati, e che non solo si rapporta con, ovviamente, il 70° della Costituzione e i problemi che ci sono, ma prova anche a immaginarsi che cosa succederà dopo. Una lunga stagione di sdoganamenti e di disattenzione, come dire, costruisce molte macerie che vanno progressivamente rimosse. Quindi non pensiamo a una cosa che tra qualche giorno, avendo raccolto tante firme, si esaurisce. Dicevo, pensiamo di traguardare il 25 aprile, ma pensiamo anche di traguardare il 2 giugno, la celebrazione della nostra Repubblica, che nasce, come dire, dalla liberazione e dalla sconfitta del fascismo, e pensiamo che ovviamente questo percorso debba poi avere anche dei momenti di mobilitazione, non solo quello del 25 aprile, e lavoriamo verso il 2 giugno. Quindi ciò che vorremmo trasmettervi, insieme alle tante associazioni, è, non è, come dire, un